L'economia europea si restringerà nel 2012 sotto il peso di Italia e Spagna che cercano di sfuggire la crisi del debito, secondo la Commissione europea. La fiducia degli imprenditori tedeschi aumenta oltre le attese e fino al massimo di 7 mesi a febbraio. Sale oltre le previsioni anche la fiducia dei consumatori italiani. L'euro si apprezza contro il dollaro e il mercato azionario cala dopo la diffusione dei dati. Di questo parlo con Claudia Segre, segretario generale Assium Forex, l'associazione degli operatori sui mercati finanziari, in collegamento internet da Milano. Ciao Claudia, ben ritrovata. Allora, Claudia, appunto, ci aiuta a leggere previsioni e dati economici. L'economia delle 17 nazioni euro si contrarrà dello 0,3%, dice la Commissione europea, che corregge le stime di novembre di una crescita invece dello 0,5%. La revisione a ribasso è principalmente causata dalle attese di contrazione dell'1,3% in Italia e dell'1% in Spagna. La contrazione della crescita annuale dell'intera Europa sarebbe la prima dal 2009, quando ci fu un calo del 4,3% in seguito alla crisi del sistema bancario degli Stati Uniti, che causò la crescita dell'indebitamento e gli squilibri che poi hanno messo l'Europa nei guai della crisi del debito. Sì, una contrazione che già nei numeri, come ricordavi, è estremamente contenuta e moderata rispetto all'esperienza passata del 2009 e che vede già in questi dati sui consumi qualche segnale perlomeno positivo, soprattutto perché proprio l'Italia e la Spagna, con i dati che mostrano, sono quelle maggiormente additate dagli altri paesi europei e che quindi necessiterebbero maggior impegno sul lato della crescita economica. Senz'altro i dati e il rincorrersi di stime molto differenti tra il Fondo Monetario, il più pessimista, l'OCSE e la Commissione Europea vedono comunque questa recessione come un momento di passaggio di breve termine che perdurerà probabilmente neanche per tutto il 2012, e quindi da questo punto di vista si cerca già di guardare avanti, e i mercati in parte scontano questo, al di là di qualche aggiustamento tecnico necessario soprattutto dopo il rally dell'ultimo mese. Il peggioramento delle stime di crescita arriva insieme anche con previsioni di inflazione più alta, una situazione che potrebbe limitare la Banca Centrale Europea dal ridurre ulteriormente il costo del denaro dall'attuale 1%. L'inflazione nella zona euro raggiungerà il 2,1% e dunque sorpassando il tetto massimo fissato dalla BCE del 2%, ancora secondo le aspettative della Commissione europea. A novembre la previsione sull'inflazione era a sua volta più limitata, l'1,7%. Sì, anche qui abbiamo un dato frazionalmente superiore al target obiettivo, e questo dimostra come siamo in una situazione che non è di totale stagflazione, un momento di stagnazione, quindi di riduzione della crescita, con una inflazione che a tutt'oggi resta moderata, e questo certamente fa ben sperare per l'azione di recupero che senz'altro si intravederà nel 2013. Con i paesi del Mediterraneo, che appunto registrano troppo debito e troppo poca competitività, le divergenze con quello che si suppone dovrebbe essere almeno un'economia continentale europea unificata sono diventate invece più pronunciate. Ancora questa è una delle conclusioni a cui arriva la Commissione europea. Il calo della disoccupazione, scusate, il calo dell'occupazione, siamo tutti e due, entrambi io e Claudia un po' malatici in questo periodo. Allora, il calo dell'occupazione, 2 anni di riduzione del costo dei finanziamenti e appunto difficoltà a raggiungere i finanziamenti per il settore industriale si combineranno con un calo sostanziale nella domanda domestica in Italia nel 2012, sottolinea la Commissione europea. La maggiore economia europea, la Germania, invece potrebbe presentare un aumento
della crescita dello 0,6%, in questo caso rivisto al ribasso da stime di novembre che erano dello 0,8%, ma la Commissione sottolinea che la Germania se la caverà con una interruzione temporanea della sua spinta economica invece di finire dentro una recessione tecnica, come invece dovrebbero fare Spagna e Italia e l'intera zona euro. Sì, al di là del fatto che siamo malatici ma resistenti, ribadisco, sì. Nella settimana, in questo inizio di settimana, abbiamo avuto questo incontro con Mario Monti che, al di là delle questioni programmatiche di governo, ha anticipato la pubblicazione della lettera che preventivamente alla riunione dell'Eurogruppo di lunedì pomeriggio da parte di 12 paesi nei quali non figurano né la Francia né la Germania, parla proprio di recupero della competitività, maggiore concorrenzialità, recupero soprattutto dei processi e dei piani di sviluppo e integrazione economica con diversi paesi strategici, tra cui la stessa America. Quindi direi che è un segnale forte anche di capacità di mediazione che il nostro governo ha dimostrato, dopo che il roadshow di Mario Monti, che l'ha portato da Wall Street a Londra, sino evidentemente in borsa italiana, ci ha potuto convincere di questo ritrovato consenso internazionale che permette di portarsi avanti al di là dello spazio ritrovato nell'asse franco-tedesco a fianco degli altri paesi, guidando un nuovo impegno verso lo sviluppo economico che è stato anche applaudito dallo stesso nuovo presidente dell'Europarlamento Schulz. Certamente c'è da riflettere sulla presa di posizione nei confronti dell'Ungheria e la possibile sospensione dei fondi strutturali, perché è un grande cambiamento dell'Unione Europea, perché siamo di fronte a una lettera chiara di intenti della quale promotrice l'Italia appunto, e dall'altra parte finalmente di vedere una possibile sanzione a paesi che non si uniformano ai dettami dell'Unione Europea secondo i regolamenti del Six Pack. Quindi un cambio di marcia dell'Unione Europea che necessitava i mercati per vedere dei fatti concreti. Vediamo i dati che poi effettivamente sono stati pubblicati, entrambi riguardano la fiducia in Germania e in Italia. In Germania la fiducia del cosiddetto mondo degli affari. Il decoupling tedesco, dunque il distacco della Germania dai paesi del sud Europa, viene riflesso anche nell'aumento maggiore delle aspettative della fiducia degli imprenditori, secondo un dato rilasciato dall'istituto IFO, da cui prende appunto il nome anche l'indice di cui stiamo parlando. La fiducia degli imprenditori sale oltre le previsioni degli economisti ed arriva fino a un massimo di 7 mesi nel mese di febbraio. L'istituto IFO, con base a Monaco in Baviera, dice che il suo indice, che viene basato su un sondaggio fra circa 7.000 dirigenti d'azienda, sale fino a 109,6 da 108,3 di gennaio, sale a febbraio ovviamente. Questo è il quarto guadagno mensile consecutivo e la lettura più alta dal mese di luglio. Gli economisti avevano predetto sì un aumento, ma limitato a 108,8. Dunque la Germania mostra, diciamo, maggiore fiducia a livello dei suoi dirigenti d'azienda. Sì, anche questo è stato sottolineato dal Premier proprio invocando un discorso di un modello legato a un'etica protestante estremamente rigorosa, che lo si vede anche nei modi di atteggiarsi dei tedeschi nei confronti degli altri paesi e delle questioni europee. Certamente dall'altra parte un modello decisamente più liberista e molto spesso un po' libertino, anche se vogliamo dire, sui debiti a parte i paesi periferici, non va certamente a compendio, ma porta un contributo alla formazione di un modello di Unione Europea dove ritrovare imprenditori focalizzati su una possibile ripresa nel più breve tempo possibile è certamente un passo avanti, perché le misure intraprese di austerità porterebbero tutte da un altro lato e quindi a una esacerbazione di questa recessione tecnica, come prima l'hai chiamata.
Fiducia anche in Italia. In Italia però la fiducia dei consumatori anche in questo caso sale oltre le aspettative degli economisti interpellate per i sondaggi di stima a febbraio. Evidentemente un miglioramento della crisi del debito sovrano in Europa ha stimolato il sentimento delle famiglie, pare almeno dai dati che l'Istat ci passa. L'indice di fiducia sale a 94,2 da un rivisto 91,8 di gennaio, che era anche il minimo degli ultimi 16 anni. Lo dice l'Istat a Roma, gli economisti del sondaggio di stima pensavano ad una fiducia dei consumatori italiani a 92,1, dunque leggermente in aumento, ma invece appunto 94,2. Come si legge questo? Ma senz'altro si legge col fatto che il messaggio che si voleva far passare, cioè che la dimensione europea e la dimensione domestica sono assolutamente interconnesse e che gli impegni presi, nonché le cose che si stanno facendo, le si fanno per avere un'Unione Europea più forte, hanno convinto e fatto riprendere un certo tipo di atteggiamento un po' da tutta la popolazione, che al di là delle paure, delle preoccupazioni, soprattutto legate al mondo del lavoro, certamente sul lato del non solo dei finanziamenti ma anche dell'imprenditorialità inizia a guardare le cose con un minimo di prospettiva che prima era mancata. Personalmente non mi ricordo incontri di premier con la comunità finanziaria tutta come è stato fatto proprio lunedì, e questi sono segnali di un venirsi incontro dove ognuno deve fare la sua parte, come ha anche precisato Visco sabato nel suo discorso, e di questo penso che ormai ne siamo tutti estremamente consapevoli. Il costo dei finanziamenti, di prendere i soldi a prestito, diciamo, in Italia è calato da quando il governo Monti appunto ha iniziato la sua attività a novembre e da quando il presidente della Banca Centrale Europea ha cercato di evitare un cosiddetto credit crunch, dunque un congelamento del credito dell'intera regione dell'euro, prestando circa 500 miliardi di euro al settore bancario, 489 sono per l'esattezza, prestiti a 3 anni appunto concessi a dicembre a un tasso di interesse minimo. Il rendimento sul decennale italiano in mattinata era al 5,57%, in ribasso da quello che è stato il record dell'era dell'euro al 7,26% registrato il 25 di novembre. L'Istat dice: le prospettive per la situazione generale dell'economia italiana sono marcatamente migliorate. Sì, ecco, andando per ordine, per quanto riguarda i tassi di finanziamento era doveroso questo calo, è ovvio che nel momento in cui la Banca Centrale Europea è venuta incontro con condizioni di liquidità estremamente vantaggiose, è logico che da parte degli istituti bancari, che hanno evidentemente anche un ruolo sociale nei confronti di imprese e cittadini, non poteva che accadere quello che è successo e quindi ci fosse un ridimensionamento dei costi di finanziamento. L'altro lato, che è quello che invece riguarda un po' più da vicino il problema in generale anche di quello che fanno anche gli altri paesi europei, bisogna dire che da questo punto di vista è un tutto un divenire. Ricordiamo ancora che abbiamo la saga greca, che non è ancora finita, ma che per così dire siamo a un buon punto della parola fine, però gli spread hanno visto un calo di circa 120 basis point sul credit default swap a 5 anni per l'Italia, 135 per l'Irlanda e circa oltre anche qui un centinaio per quanto riguarda Portogallo, mentre invece per la Spagna una sostanziale situazione neutrale. Questo vuol dire che il ritorno dell'interesse verso i titoli governativi c'è, soprattutto verso Italia e Irlanda, tralasciando quindi le code portoghese e greca, e finalmente l'Italia ha fatto decoupling, ripeto la parola che hai detto tu, quindi si è distaccata dalla correlazione con la Spagna, dimostrando una capacità di sovraperformance che è tutta nei risultati delle aste e che si confermerà anche nelle prossime aste domestiche. Ne approfitto per ricordare che Maria Cannata,
questa signora che è il direttore generale del debito pubblico, la responsabile principale per la gestione del debito pubblico italiano, l'altro giorno ha sottolineato che gli investitori esteri sono tornati a comprare debito italiano. Non ha detto così. Sì, questo era il segnale che tutti aspettavamo con trepidazione. L'interesse da parte degli investitori esteri era stato sostituito anche al di sopra di quelle che potevano essere le nostre aspettative da parte degli italiani nei momenti di apice della crisi, e quindi anche iniziative come il Bond Day, il BTP Day hanno funzionato anche per questa tenuta sostanziale del paese come responsabilità civile. Dall'altro lato, il rientro degli investitori esteri, ribadisco, è il risultato netto di questa capacità di dialogo che forse prima non abbiamo mai avuto e che abbiamo ritrovato a livello internazionale nello spiegare il fenomeno italiano in tutti i suoi aspetti, sia quelli positivi che negativi, ma soprattutto come una forza europea che non ha perso né di valore né di peso all'interno della compagine dei paesi fondatori. L'ultima battuta te la chiederei sull'andamento del mercato, a prescindere magari anche dalle immediate reazioni in cui prima abbiamo visto l'euro apprezzarsi contro il dollaro, il mercato azionario invece leggermente passare in negativo, insomma rimettere i guadagni che aveva registrato in mattinata dopo la pubblicazione dei dati, ma appunto più che altro come leggiamo l'andamento dei mercati nel contesto di cui abbiamo parlato? C'è una recessione annunciata? I mercati azionari hanno lasciato di poco il massimo degli ultimi sei mesi in Europa l'altro giorno dopo la notizia della concessione del prestito alla Grecia, ma insomma rimangono comunque su dei livelli particolarmente forti. Sì, assolutamente, sono i volumi che convincono di questo trend, e dobbiamo però scindere da un lato sul mercato obbligazionario dove, come dicevo prima, governativi con un'ampia azione di selettività sui nomi tornano a essere comprati da domestici ed esteri insieme, senz'altro sempre i nomi corporate che ricevono una buona accoglienza sulle nuove emissioni, accoglienza decisamente più neutra sulle emissioni delle banche che, come sappiamo, sono impegnate nel riorganizzare un attimino i criteri di capitalizzazione, quindi con nuovi tender, nuove offerte di riacquisto, e quindi anche le nuove emissioni, visto che è in atto un deleverage, non stringono così evidentemente gli spread come capita invece le emissioni corporate o governative. Il mondo azionario è un po' diverso perché vive su una situazione ormai conclamata di Fed e BCE allineate su uno scenario di tassi bassi mantenuti ancora per i prossimi due o tre anni, e questo fatto con dichiarazioni diverse e intenti diversi, perché ovviamente quella della BCE è un'asta a tre anni con un tasso 1%, però con lo stesso tipo di risultato, e da questo punto di vista le attività di merger acquisition e di IPO continuano soprattutto non solo ad Hong Kong ma anche in Europa con un crescere di volumi che, ribadisco, sostengono questo rally che adesso vedrà un minimo di correzione tecnica ma che è sostanzialmente forte. L'ultimissima battuta, Claudio. Si parla spesso di questi soldi concessi dalla Banca Centrale Europea agli istituti bancari europei che sostengono il debito, che aiutano il recupero del debito dei paesi più contagiati dalla crisi, come in particolare Italia e Spagna fondamentalmente. Ma questi soldi finiscono anche sull'azionario? Si sa. No, allora diciamo che questi sono soldi che servono a ripristinare condizioni di liquidità assolutamente fluida e diciamo anche più che sufficiente per rafforzare l'interbancario, normalizzare i tassi di finanziamento, come si diceva, l'Euribor e così via. Non c'è una diretta connessione col mercato azionario, l'unica connessione che si può fare è che, ovviamente, facilitando la situazione di liquidità e dando più o meno direttamente una mano alle banche europee, permette anche un recupero delle quote azionarie di queste banche, la cui differenza la fanno però le decisioni dei consigli di amministrazione, quindi dei propri azionisti, in termini di attività per rafforzare il capitale e quindi la patrimonializzazione della banca stessa. Quindi due effetti per raggiungere lo stesso obiettivo, cioè di rafforzare la quota azionaria della banca stessa.
Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex a Milano. Grazie Claudia, a voi per averci seguito, arrivederci. Una salute, arrivederci.